Potente a palla ragazzi, qua Max, l'ho già megato, ci sono al sole e sono qui a presentarvi sul mio nuovo video. E ragazzi, questo qua è un video speciale, rimane proprio a pala. Perché? Perché ragazzi, questo qua sarà un video che ne contiene due. In che senso? Infatti oggi sono qui a presentarvi una review di un giocatore, ma allo stesso tempo anche uno squad builder. Infatti ho deciso di, per far diventare sempre più potente, diciamo, questa settimana, o meglio queste due settimane, perché appunto io vi avevo promesso che queste due settimane sarebbero state a dir poco magiche, appunto vi avrei fatto nuove serie. Questa qua non è una delle due serie che avevo in mente di portarvi, perché quelle ve le porterò, non dico in un futuro, ma tra pochi giorni, ecco. Comunque ho pensato anche a questa idea, mi sembrava abbastanza magica, anche perché moltissimi mi chiedono: ma Axel, di anche in che squadra può andare bene questo giocatore? Allora, poi ragazzi, innanzitutto volevo riscusarmi con voi se non mi sentite ancora bene, perché a meno che voi non abbiate problemi all'udito mi sentite ancora abbastanza strano, ma come ho detto non mi sono ripreso ancora del tutto da ciò che ho fatto l'altro giorno. Non vi dico ancora bene ciò che ho fatto, non ve lo dico, magari ve lo spiegherò in un futuro. Comunque ci entra abbastanza con la mia salute, una cosa abbastanza tattica, quindi non avevo le forze anche necessarie per fare un ping pale. Magari se domani, se sto un po' meglio, cerco di farvi appunto il ping pale di Tevez, perché da lunedì in poi ho già in mente cosa fare, tutti i diversi tipi di video. Allora, partiamo subito allora ragazzi. Oggi sono qui a presentarvi la recensione di Tevez 87 in forma, giocatore diventato in forma dopo aver fatto una tripletta al Sassuolo ed è appunto entrato nel Team of the Week del 18 dicembre. Tevez si presenta con un 87 di overall, più 1 rispetto alla versione precedente se non erro, e ha un 82 in velocità, 90 di tiro, 80 di passaggio, 86 di dribbling, 58 di difesa, 73 colpo di testa. Andiamo a vedere i suoi workers, che sono alto alto, e ragazzi, quell'alto nella difesa, diciamo, penalizza alla grande questo giocatore, ma dopo vi spiegherò meglio perché. Piede nel ferito destro, 3 stelle di piede debole, 4 stelle di mossa abilità. Tevez in forma, l'ho utilizzato 3 partite, mi ha fatto 3 gol, 0 assist. L'ho pagato, quanto l'ho pagato? 473.000. Infatti il giocatore si aggira sia su Play che su Xbox tra i 450.000 crediti e i 550.000. Adesso ragazzi vi faccio vedere magari pochi gol, perché? Perché avevo appunto in mente di farli vedere alla fine, dopo la squadra. Dopo appunto avervi fatto della squadra, anzi ho deciso così: facciamo vedere prima i gol e poi farò vedere la squadra. Aspettando un secondo che soffio il naso. Queste qua ragazzi sono le statistiche di Footed di questo giocatore, in che cosa prevale, in che cosa eccelle. Allora ragazzi, c'è una piccola cosa, perché ha 83 di forza e 99 di resistenza. Ma ragazzi, questo non è affatto vero. Infatti se c'è una pecca di questo giocatore, se c'è una delle pecche di questo giocatore, qual è? La resistenza. Non si nota così tanto, però io l'ho notato. Infatti quando alla fine vedrete la schermata con i pro e contro di questo giocatore, non vi ho messo resistenza, perché non è che si noti così tanto, però vabbè, io l'ho notata. Poi invece, quali sono i pro di questo giocatore? Le statistiche in cui eccelle: eccelle nella finalizzazione, infatti si presenta con un 95, un 92 dei long shot, quindi dei tiri da lontano, 92 nei rigori, 94 nella potenza tiro e 95 nei tiri a volo. Devo dirvi ragazzi che queste statistiche rispecchiano alla grande questo giocatore. Ma adesso infatti andiamo quindi a presentarvi pro e contro di questo giocatore. Allora, quali sono i pro? I pro sono la finalizzazione, come ho già detto. Ragazzi, fa quasi sempre gol quando si trova in mezzo all'area, ma anche da fuori. Un altro dei... scusate, veramente c'è un raffreddore della madonna. Un altro dei suoi pro qual è? È il dribbling. Lui si presenta con un 86 di dribbling e con 4 stelle abilità. E devo dire ragazzi che questo 86 lo dimostra anche nel gioco, in game. È veramente bravo e mi è piaciuto alla grande. Soprattutto se si utilizza ad esempio una skill come la Ronaldo Chop oppure la Berbatov Spin, che permetterà al giocatore di rientrare e fare o un tiro a giro o un tiro di potenza. E poi successivamente, che cos'è Tevez? Tevez è un giocatore completissimo, che è veramente forte in praticamente tutto. Vabbè sì, ha un po' il colpo di testa, che è appunto che è una statistica in cui non eccelle, però a me ha fatto anche un gol di testa. Non so se l'avete già visto, lo vedrete, però mi segna anche di testa. Invece quali sono i contro? Quindi uno è il colpo di testa e l'altro ragazzi è il contro di Tevez, l'unico, ma uno dei due, anche se il più importante, che sono i work rates. Perché ragazzi, Tevez non dico che torna troppo, ma sta sempre a centrocampo, sale veramente pochissimo. Ad esempio l'ho utilizzato in un 3-5-2 e mi giocava più indietro del centrocampista offensivo, che in questo caso sarà Nasri, ma questo lo andremo a vedere a momenti. E sta cosa non mi è veramente piaciuta, perché io ero abituato a fare cose in un 3-5-2, a passarla indietro, a lanciare gli attaccanti. Però se questa
se uno di questi due attaccanti non c'è per fare l'1-2 oppure per lanciare il compagno, non si possono fare queste cose. Infatti questa è veramente una sua pecca, però vabbè, infatti scusate un attimo, in che modo lo consiglio di utilizzarlo? L'ho utilizzato in un 3-5-2 e non dico che non mi sia piaciuto, mi è piaciuto alla grande, veramente forte, però appunto una sua pecca era la sua posizione, si può dire così. In che modulo dovrei provarlo? In un 4-3-3 falso 9, che è quello dove ha la T, perché per me lì Tevez stragerà alla grande. Magari se voi lo comprerete fatemi sapere se avete avuto la stessa sensazione e magari se l'avete provato in questo modo, nel 4-3-3 falso 9, ditemi anche se vi è piaciuto o meno. Quindi ragazzi, che voto do a Tevez? A Tevez do un bel 9 su 10 e con che stile di intesa lo consiglio? Con un cacciatore. Non ho messo Falco perché ragazzi ho provato ad utilizzarlo col Falco, ma non è che mi sia piaciuto così tanto, mi è piaciuto molto di più quando appunto l'ho utilizzato con cacciatore, cacciatore, non quello del Chievo, dell'Hellas, non mi ricordo, scusate, e con cacciatore cos'è che alza? La velocità di 3 e il tiro di 3, quindi non mi sembra affatto male. Ragazzi, adesso andiamo a presentarvi lo squad builder. In porta, innanzitutto, ci tengo a dirvi che questa è un'ibrida inventata da me stamane, perché ragazzi, io non vado a scuola, non sono andato a scuola in questi giorni perché appunto ho avuto quel piccolo problema. Quindi in porta, chi utilizzo? In porta utilizzo Hugo Lloris del Tottenham. Non mi sembra male con chi cambia si sta il muro che aumenta tuffo, presa e rinvio. Non mi sembra male, ma non mi sembra neanche sto gran portiere. Difensore centrale. Allora, in difesa, aspettate un secondo, utilizzo Kabul. Kabul che mi serve per dare tripla intesa a Spurs, a Lloris, appunto perché sono entrambi francesi ed entrambi giocano nella stessa squadra, che è appunto il Tottenham. Devo dire che Kabul mi è abbastanza piaciuto, ci ho fatto quante partite? 3 partite, 0 gol, però mi sembra un difensore egregio. Passiamo agli altri difensori centrali. Allora, da una parte utilizzo, aspettate un secondo che rimuovo questa cosa, da una parte utilizzo Thiago Nesilva, pagato solamente 24.000 crediti, ragazzi, c'è una differenza nettissima rispetto all'anno scorso, che era un 87 Thiago Silva, costava 200.000, e vabbè, lui sì, mi è piaciuto, 80 di velocità, 87 di difesa, 83 di colpo di testa e 3 partite, 0 gol anche lui, però vabbè, mi va bene lo stesso. Altro difensore centrale, allora utilizzo Chiellini. Ragazzi, Chiellini non me lo ricordavo nettamente più forte. Infatti per me la bagatezza, se si dice così, di un giocatore varia in base alla chemistry che gli si addice. Perché che gli si mette, mi ricordo che Chiellini l'avevo usato e mi piaceva un sacco. Poi per motivi vari l'ho venduto, ora l'ho ricomprato e l'ho utilizzato con la chemistry Ancora e non mi piace affatto, ragazzi. Magari ditemi voi se lo utilizzate in un'altra chemistry, se vi gioca meglio oppure no. Ed è da questi giocatori sembra proprio una squadra veramente brutterrima, perché dopo 4 giocatori in 27 intese è veramente poco. Ma adesso passiamo agli elementi che la rendono un'ibrida. Da una parte, allora, centrocampisti di difesa. Da una parte utilizzo Matuidi, ragazzi, lui mi è veramente piaciuto un sacco. Gioca nel PSG, lo utilizzo come centrocampista difensivo centrale, 78 di velocità, 64 di tiro, 77 di passaggio, 74 di dribbling, 83 di testa e 76 di colpo di testa. 83 di difesa, scusate. Lo utilizzo con la chemistry style regista, che aumenta tiro, passaggio e dribbling, perché velocità è molto veloce, un 78 con un CDC non è affatto male. Ragazzi, lui mi è piaciuto veramente tanto. Altro CDC utilizzo Pogba. Pogba l'ho già usato in varie squadre, l'ho già detto tutto di lui, ma devo dire che a me piace molto più della sua versione in forma, che costa anche il decimo credo di Pogba. Poi esterno sinistro utilizzo Lavezzi. Ragazzi, Lavezzi mi è piaciuto ma anche non piaciuto. Allora, mi ha fatto 3 assist su 3 partite, quindi non ha fatto male, ma sinceramente pensavo fosse un gol ad oro, uno che segnasse un po' di più, ecco. E quindi gli vale i crediti? Sì, dai, gli vale, ma 30.000 potrebbe anche non valerli, dipende dai punti di vista, ecco. Esterno destro utilizzo Pepe l'ho utilizzato principalmente per fare dare una doppia intesa a Tevez. E non è che mi sia piaciuto neanche tanto anche lui. Ho provato sia Listainer che Pepe, mi è piaciuto più Pepe. Ovviamente poi voi quindi cosa potete fare? Scegliere tra Listainer o Pepe. Passiamo al centrocampista offensivo centrale, cioè utilizzo Nasri. E ragazzi, Nasri mi piace un sacco, perché io, come vi ho già detto, sono un giocatore che utilizza sempre la squadra all'offensiva, diciamo. Ho bisogno che dei giocatori mi stiano indietro e altri avanti, non in mezzo. E Nasri, non so, ha come work rate alto basso, infatti sta sempre su. Come ho già detto, sta addirittura più di Tevez, e questa non è tanto una magicata. E invece, come altro TT, l'elemento chiave della squadra, che utilizzo Agüero Second Life, ragazzi, pagato 1.407.000 crediti. Ah, ci tengo a dire che Tevez l'ho
diciamo, l'ho comprato con i crediti fatti grazie alla compravendita di questi 2 giorni, quindi mi sembra una cosa abbastanza magica. E non so se l'ho detto, però il 21 FIFA con Stash metterà gli sconti, quindi ragazzi mi raccomando, il 21 andateci. Comunque io farò o un video apposta oppure lo ridirò appunto nel mio prossimo video, che tecnicamente parlando dovrebbe uscire il 21. Ma ci andiamo, torniamo a parlare di ciò che stavamo dicendo. E Aguero ragazzi è fortissimo, 13 partite, 11 gol e 3 assist, mi è piaciuto veramente un sacco. Poi, boh, mi sento un giocatore veramente forte anche nella realtà, ragazzi, non potete dirmi che Aguero è scarso. Comunque, come potete ben vedere, 100 d'intesa, tutti hanno 9/10. Quindi, ragazzi, detto questo, questo video è terminato. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuta l'idea di mettere in un unico video sia la review di un giocatore che lo squad builder, o meglio la squadra con cui utilizzare questo giocatore. Quindi, se potete, lasciate un bel mi piace anche per tirarmi un po' su di morale, per farmi guarire il prima possibile. Quindi, appunto, ciò determina anche l'uscita o meno dei video. Quindi, ragazzi, lasciate un bel mi piace, tra 2 giorni farò l'estrazione, me ne ricordo tranquilli. E estrazione di cosa? L'estrazione dell'iscritto, cioè, o meglio, andrò a contattare l'iscritto più attivo dicendogli che ha vinto 100.000 crediti. Quindi come far diventare iscritto più attivo? Dovete ovviamente guardare i miei video, mettere mi piace ai video, quindi compreso questo, commentarli e condividerli, aggiungere i preferiti e cose varie. Quindi ragazzi, detto questo, io vi saluto e dico potente, a palla, ci sento al prossimo video, bolla!